Il poker è una strada senza ritorno. Non perché non puoi smettere di giocare, ma perché dentro di te rimarrai sempre giocatore di poker. E questo ti fa capire la forza di una passione che ti fa essere più di quello che sei. Il poker non si fa per soldi. Solo per le emozioni. Io mi sono avvicinato al poker in un momento molto difficile della mia vita. Era l'unico modo per smettere di pensare. Non male. Non male. Ha una potenza talmente forte a livello di emozioni e di adrenalina che tutto quello che è il tuo passato, nel momento in cui inizi a giocare, fino al momento in cui smetti di giocare, i tuoi problemi non esistono. Io i culi delle prime mani, che contano. Per me era quasi terapeutico. Poi passi dall'altra parte, perché dal terapeutico diventa ossessione, diventa più grande di te. Due in gioco. Passo mai. Non passo più. Farei 300. In questa situazione giocherò 6 partite contemporaneamente. Comunque 6 tavoli non sono tantissimi per una persona che lo fa come lavoro, quindi ho deciso di smettere di giocare live quando ho capito che l'online sarebbe stato il futuro del gioco e mi avrebbe permesso di guadagnare comunque molti più soldi, perché live giocavo comunque partite cash live nei circoli, poi la legge ha vietato appunto l'ingresso ai circoli e di conseguenza sono andata a giocare un po' di partite al casinò, però ho capito che a livello economico sarebbe stato molto più facile, cioè più facile, più importante per me giocare online. Come nella PlayStation, sai che i tasti devi toccare per far segnare il tuo attaccante, per me è un lavoro, però mentalmente lo approccio come un videogioco. Un attimo solo, questo allora, questo è il regular, comunque più mani in assoluto sul sito, quindi ha 17.000 mani, mi sta tribettando, non tribetta tantissimo perché tribetta il 6%. Se fossi stata in posizione, forse l'avrei chiamato con un asso K suited per farlo bluffare, un po' al limite del call, lui fa all in su questo turn, non calling station, quindi ho tribettato asso 10, lui mi ha forbettato, quindi mi ha ulteriormente rieresata, però diciamo che è molto difficile che bluffi su un board 7-4-6-2. Per
Per me è il mio mostro l'online. Io sono sempre stato un giocatore vincente live e molto indisciplinato online. Sono stato disciplinato online solo quando mi hanno sponsorizzato. Provare a non vincere sempre il massimo per me è stato impossibile, anche perché comunque è la mia mentalità. Io non ho mezze misure, anche perché, non lo so, io perdo tutto, vinco tutto. Nell'ultimo periodo è stato quello, ed è stato anche il vedermi così che mi ha fatto decidere di prendermi una pausa. Alla fine il momento in cui perdi tutto arriva, è psicologicamente da assimilare a qualcosa di molto 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 pesante. Vedi dei soffitti bianchi per un bel po' di tempo. Dalla lezione di Copenaghen potevo imparare tante cose, no? Ad arrivare da 0 a 12.000 attraverso 6 tappe successive. Metterlo in pratica è molto 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 difficile, anche perché comunque la solitudine è tanta mentre giochi, perché sei da solo. Allora, siamo con Fabrizio Dosi, primo imolese della storia qualificato per l'European Poker Champion in Danimarca, European Poker Tour, tappa di Copenaghen. Scriverci un po' questa avventura. Ma questa avventura è nata più o meno 5 giorni fa. Sì, è da un po', da qualche anno che provavo a qualificarmi, è 3 anni che gioco a questo gioco. Per fortuna, non potendo permettermi un'iscrizione così alta, mi sono qualificato attraverso tornei internet, quindi gratuitamente. Quindi dopo aver vinto tutti questi tornei, il tuo obiettivo quale potrebbe essere? Ci sono 800 giocatori, è un gioco a eliminazione, vince il primo e è molto difficile, però io ci provo, vado là e ci provo. Solo nei grandi tornei dal vivo puoi vincere quelle cifre che ti cambiano la vita da un giorno all'altro. Dall'effetto Moneymaker in poi, che ha cambiato la storia del gioco. Moneymaker fu un ragazzo americano che, come me, che mi sono qualificato a Copenaghen attraverso dei tornei satellite, si qualificò ai campionati del mondo di Las Vegas, alle World Series, al Main Event, vinse. E da lì ci fu l'esplosione, perché tutti si sono detti: se c'è riuscito lui, che non era un professionista, che veniva dal computer, che aveva fatto dei satelliti, che non aveva tanti soldi, ci posso riuscire anch'io. Quando stai al tavolo, fondamentalmente, sono tante le emozioni, cioè la sensazione che è forte, capito? Per esempio, fai una bleffata e il cuore proprio ti batte, capito? Cioè, tanto che, cioè, so, delle volte che ti guardi se una persona bleffa perché gli pulsa la vena qua, da quanto è forte. Cioè, io vado in apnea, pum, finché quello non risponde, tipo per 15 secondi, sto proprio e dico, devo sta zitto, non devo di a. 2300 Tutti i miei amici non ce l'hanno sta passione, mi piace semplicemente giocare a carte. A me piace maneggiare il mazzo. Questa carta qua, che è l'8, la prendo, la rimetto dentro e un'altra volta all'8. Ovviamente mi piace anche giocare a poker, però mi piace tutto il contorno che c'è anche, capito? Le fiche, cioè io sono un tipo proprio che Senkai, cioè questo qua, che non so neanche come si chiama, però è bello da fare, da vedere quando, non lo so, uno può pensare, oh, sa fa quello e quindi è forte, come quello che a basket si fa girare la palla sul dito. Ecco, un'altra cosa che so fa io, ma non so giocare a basket, cioè so fa girare la palla sul dito, ma non so giocare a basket. Probabilmente quindi non so neanche giocare a poker, non so fa solo queste cose qua, quindi non lo so. Pensato che il poker potesse
potesse diventare il mio lavoro, perché non sono bravo tanto da viverci. Lo è stato un lavoro per me, perché faccio il dealer, facevo il dealer, capito? Cioè io stavo dalla parte sicura del tavolo, capito? Cioè io vincevo fondamentalmente. Cioè il croupier io non lo prendevo proprio come lavoro, ho pensato di prenderlo come lavoro, sono andato a Londra, volevo fare un corso da croupier e tutto. Lì fondamentalmente al Paradise davamo le carte, 30 euro a sera, 50 la domenica, capito? Però ecco, secondo me non puoi guadagnarti da vivere, dipendere da un gioco d'azzardo. Quando porti il braccio sinistro, fammi la posizione della gamba. Riporti i colpi. No, tranquillo, tranquillo. Via. Bravissima. Via. Sono una nerd, però con la vocazione all'essere umano, perché ho la palestra che mi salva. La palestra mi salva dall'essere forse la regina dei nerd. Tempo fa ho pensato non tanto di essere dipendente dal poker quanto di essere dipendente dal computer. Nel periodo più brutto, se vogliamo, della mia carriera, dormivo tutto il giorno e stavo sveglia tutta la notte, quindi dormivo orari sballati, dormivo a rate, a volte non dormivo per giorni, mi alzavo dal letto, andavo al computer, computer letto, letto computer, non facevo assolutamente altro, non interagivo con le persone, non leggevo libri perché non avevo la voglia, e quindi sì, in quel periodo penso di aver perso veramente tante sessioni, non ho mai giocato un ottimo poker. Botto, sì. K10 la butto. No, no, apriamo. Sì, no, quello sì. Io l'ho fatto per un anno circa, a livello molto continuativo, di giocare 8-12 tavoli al giorno. Un regular abbastanza nicchi. Io non ce la faccio. No. Ok, giochiamo tardi. Perché semplicemente perché ho poche informazioni sui giocatori. Sì, no, ci sta. Sono io che sono un po'... Sai come sono fatto. Online rispetto a live, quando vinci i soldi non li hai in tasca. E quando Alexia dice gioco un videogame, non dice una stupidaggine. I soldi che aumentano online sono dei punti. La media del guadagno mensile è di circa 3.000 euro per il livello che gioco, e calcolo una media annuale, cioè non la calcolo mai un breve periodo. Se ti capita il periodo brutto, cioè nel senso, per carità, io faccio lavoro, sono impiegato, c'ho una giornata brutta, a fine mese c'ho lo stipendio, c'ho un mese brutto, a fine mese c'ho lo stipendio. Un giocatore di poker che ha un mese brutto, che fa dopo? Io non posso pensare di andare a fare un lavoro normale oppure sottopagato che prendi 600 euro. Quando 600 euro te li giocavi in 4 nanosecondi in una mano di poker, perdi tutta la concezione della realtà. Io se voglio un affitto e magari ho giocato 2 anni a poker, non posso andare dalla proprietaria di casa e dirgli il mio lavoro è giocatore di poker. Gli devi dire io sono un disoccupato, mio babbo mi garantisce l'affitto. Qua abbiamo di nuovo gli assoni. Oh, Fabrizio Dosi porta fortuna. Fabrizio Dosi, il giocatore corto aveva 8-8. Vediamo se ci faranno giocare questi assoni, oppure se la beffa del poker, che ogni tanto quando abbiamo una mano. Allora siamo con Fabrizio Dosi al ritorno dal torneo della Danimarca di poker.
Dai, un giudizio sul torneo. Il torneo è stata una grandissima esperienza. Sono molto soddisfatto per quello che ho vissuto in questa settimana a Copenaghen. La mia scommessa più grande penso che sia stata vinta, anche perché andavo in là con tanta inesperienza e tanti dubbi. Penso di aver giocato al meglio e quindi torno a casa senza rimpianti. Il rilancio del chip leader era solo il doppio del normale, il doppio del grande buio. Io ero grande buio, avevo 200.000 fish. Quello alla destra parlava prima di me, aveva 2-10, ha fatto check. Parola. Io ho visto 4 cuori, ho fatto all-in di tutto quello che avevo. Il chip leader mi ha girato 5-5, coppia di 5. E mi ha detto che mi faceva in bluff. Io ho girato 9-3 di cuori con... Quindi vinco con una cuori o con un 9. Fondamentalmente siamo al 50% di possibilità di vincere a qualcosa in più lui. Le carte vanno lisce, lui vince la mano, dopo vince il torneo. Da quel torneo alla fine dell'anno, da quei 50.000 che ha vinto, alla fine dell'anno avrebbe vinto altri 2 tornei e poi 360.000 euro più o meno in totale. La talpa. Rimane comunque un avversario che mi ha sempre portato rispetto. Nonostante forse mi abbia rubato un sogno. La mia prima emozione legata al poker è stata la mia prima partita di Cash Game Live. Quando mi sono seduta al tavolo con dei soldi veri davanti, mi ricordo che mi batteva forte il cuore, non volevo perdere quei soldi. 1200 di race. Io ho giocato tanto a poker. I soldi venivano sempre dopo. E questo ti porta a essere sempre insoddisfatto. Perché se arrivi secondo pensi che volevi arrivare primo. Se arrivi primo dici, ma cazzo, sono arrivato primo oggi, non potevo arrivare primo l'altra volta che si vinceva di più o il torneo era più importante. Quello che, non lo so, sicuramente magari non lo dovrei dire, cioè a me fondamentalmente del poker non me ne frega un cazzo. Per me è proprio una cosa leggera, non mi ci guadagno da vivere, ecco perché non è proprio nei miei pensieri. E io quando mi sveglio penso a tutta altra roba. Cioè io devo fare una partita a carte. Io fondamentalmente so fifone nella vita, no? Cioè, mi succede che io certe volte, ecco perché non faccio il cash, ecco perché non frequento molto questi posti, perché cioè io quando stavo a Londra ho fatto un torneo, ho vinto 900 pound per culo, però sono uscito da Londra, cioè eravamo rimasti io e uno che c'aveva una faccia che te la raccomando, come si dice da me, capito? E quindi dico, ok, adesso io sono nel casino dell'Leicester Square che sta in centro, devo tornare a casa, quello e gli amici suoi sa che io ho 900 pound in tasca, quindi se mi vuole beccare a 10 metri da casa, qua sotto o sotto la metropolitana, lo può fare, capito? Quindi, nel senso... cose da donna che non si addicono per nulla. Di solito lo fanno le pulizie, però non c'è molto tempo, mi tocca farlo a me. Visto che gonnelline c'ho, dove? vabbè, la vita da mare, tocca comprare anche sta roba. Sennò... Vita da mare?
e quando andrò là. L'unico mare che ho visto negli ultimi due anni è stato Porto Rosso. Vabbè, te sei veramente malato, no, non puoi andare al mare perché c'è il casino. Anche a Fuerteventura aprono un casino. Quindi poi toccherà fare per forza anche un po' di gioco live. Il gioco live è la salvezza della mente. Continuo a pensarla così. E tu mi mancherà soprattutto questa vista. Qua. Questo qua. Il mio obiettivo più vicino è quello di andare in Spagna e giocare sui punto S che hanno appena aperto, dove il field dei giocatori è molto più scarso rispetto in Italia, quindi di fare più soldi magari rispetto a quelli che ho fatto l'anno scorso, più che più soldi di farli in modo più facile. C'è chi lo prende come poker sportivo, allora dici ok, le statistiche, la percentuale che mi conviene andare a vedere il piatto, quello che no, guardo quello. E invece c'è chi viene dalla vecchia scuola, che il poker come azzardo, che vai casinò, che fa queste cose qua, quello è un gioco d'azzardo, cioè lo vede come gioco d'azzardo, capito? E quindi azzarda, anche perché poi non è solo il poker, capito? Di solito su una sala da poker, come andremo a vedere, magari ci sono le macchinette, c'è la roulette, cioè è tutto il contesto, capito? Molti addirittura veniva a giocare a poker perché almeno per due ore non stava sulle macchinette, cioè spendeva di meno. Sì. Per 3-4 anni abbiamo giocato a poker con 1200 giocatori. Il pubblico era contento, davamo anche una buona occupazione a qualche ragazzo che faceva il croupier, il direttore di sala, insomma, in maniera per noi era sportiva perché si dava solo dei premi. Non si sa per quale motivo, sembra che il motivo sia per dare il vantaggio all'online, al chiuso al live. La questura mi ha detto se volevo fare un ricorso, io ho detto ma mi sembra sia una sospensione solo per un aggiornamento, dico sarà questione di qualche giorno, un mese, aspettiamo senza che faccia un ricorso. Perciò il ricorso non l'ho fatto e sono in attesa della normativa. Sono passati a questo periodo 3 anni. Da provincia a provincia le regole cambiano, ecco perché a Sant'Agata si gioca, a Civitanova si gioca perché loro non gliene frega un cazzo, qua non si gioca. C'è chi segue le regole, chi non le segue, chi lo può fare, chi non lo può fare. Io non gioco online perché mi piace più vedere dal vivo, ecco, sì, no? Anche perché si fa due parole. Quando giochi l'online ti fa vincere un attimino e poi arriva il personaggio che ti entra, track, e ti porta via tutto. Ieri io ho perso, per dire, con full di 8. L'altro ha fatto il poker di 10. Cioè, sembra che ci sia sempre qualche cosa che ogni volta ti scarica il pacchetto. Fondamentalmente il Paradise vuole seguire regole, capito? Però quei 70 sera che veniva il Paradise, il modo per giocare a poker ce l'ha. Perché c'è o il dealer che fa il torneo lì a casa sua, o il giocatore che ha la villa fa il torneo a casa sua, quindi si gioca lo stesso, si gioca a casa.
il poker è sempre il gioco del diavolo, puoi essere bravo quanto vuoi, ma comunque sia le carte, so, 52 e vengono giù come vogliono loro, capito? Cioè è difficile vincere senza carte, i più bravi magari ci riescono, non sempre neanche, però i somari con le carte vincono, capito? È inutile, le carte sono le carte. Tendenzialmente è una questione matematica, questione di statistiche, di varianza, si dice nel gergo del poker. Cioè, online hai la possibilità di giocare molte più mani e quindi statisticamente di avvicinarti di più a quello che è il risultato reale della mano che stai giocando. Io sono arrivato a 3 tavoli finali che potevano anche cambiare da un punto di vista economico la mia carriera. Però te la devi sempre giocare a testa o croce. Fondamentalmente tante volte noi non ci pensiamo, ma ci sono stati dei momenti della nostra carriera in cui ci siamo giocati veramente 50.000 euro a testa o croce. Se mi dicono te li giocheresti, sì. Se mi dicono te li giochi a testa o croce, dico no. Però è la stessa cosa. Io una volta lessi un libro che ti aiutava nella fortuna, tra virgolette, ti aiutava a essere fortunato. Mi diceva questo libro, quando tu vuoi che esca questa carta, chiama questa carta dentro di te, chiama questa carta, chiama questa carta, e tante volte questa carta esce. Allora, io so che esce quella degli altri. Questo è il classico tirarsela. Ma come posso spiegarmela razionalmente? Tu devi essere più positivo. Cioè io voglio essere un uomo di scienza in questo. Ma no, ma te devi essere più positivo nelle tue cose. Nella vita. Nella vita in generale. E così è nel poker. Il poker, è, tra virgolette, è stata la tua vita e potrebbe ancora esserlo. Tu non credi nella fortuna. Tu credi nella sfortuna. Cioè mi devo arrendere a dire io sono sfortunato, quindi... No, arrendersi mai. Te devi continuare. Sì, ma a livello emotivo, di stress io ho avuto... Tu devi assolutamente, se vuoi continuare questa cosa qui, farti aiutare da persone che ti cocciano. Mindset. A te non ti rimane il senso di rivincita, che prima o poi quella mano dovrai rigiocartela. Ma infatti l'ho rigiocata. Io ho smesso da un anno, però quel 2 me lo ricordo ancora. E so che prima o poi vorrò la mia rivincita. Cioè a me manca molto a livello emotivo, tipo evito a proposito di tornare nei casinò perché so quello che andrei a fare. E so che entrare in un casinò senza giocare a poker per me è impossibile. Quindi l'unico è tenersi lontano dalla tentazione. Però se tu avessi vinto quel mini PT e avessi preso 50.000 cosa avresti fatto? Andrei a Las Vegas a provare i tornei belli con la gente brava. I tavoli cash, tante cose, ti cambia tutto, però sono sempre sogni. Perché per devono sempre rimanere sogni nostri e non loro? Fai in gioco. Fold.
nel poker inizi una mano ma non sai mai come finisce. Quindi sai che ogni mano può essere l'ultima, come può essere quella decisiva, come può essere la prima della tua vittoria. Ma hai visto iniziare una mano? Sta la vince. Fabri, io ti voglio bene, ti do le speranze. Allora, il bottone rimane fermo, 300-600. Il test adesso K contro K donna non l'avevo perso. Il poker è così, non sempre vince chi gioca meglio. Penso di aver giocato meglio di tutti, ma sono il primo eliminato. Ma sempre così. Per questo scrivo libri. Ovviamente la mia carta non è uscita, dopo quando non dovevo uscire quella degli altri è uscita quella degli altri e siamo qui a bere una birra. Però sono contento di come ho giocato, era un anno che non giocavo, da luglio dell'anno scorso. Penso di aver giocato un buon poker. Fabrizio è molto forte secondo me. Alexia non ci ho avuto sinceramente modo di osservarla più di tanto, cioè ha fatto delle giocate sbagliate secondo me. Fabrizio è stato sfortunato. Un conto è, va bene, io esco da un torneo perché ho provato un bluff, ho sbagliato la mano, mi hanno preso, ok, ma ci sono quelle mani che paradossalmente capitano nei momenti decisivi dei tornei. Lui è al 50, io sono al 50, io ho perso, prendo 0, lui vince, magari vince 50.000. E tu dici perché? Perché? Io ci ho pensato tanto. O lascio che la mia vita sia tutta destinata al caso, oppure dici va bene. Non è questa la mia strada. Sono bravo come gli altri, però non riesco a vincere come gli altri. È da quel giorno lì che mi chiedo com'è possibile che una coincidenza che succede una volta su 10.000, una volta su 100.000, quello che volete, sia successa proprio quel giorno. Questo infatti viene tutto poi smontato dal concetto di varianza. Ecco quando si dice abbattere, sì, la varianza nel lungo periodo, ho capito, Fabrizio. Ma io su questo concetto di varianza, cioè non c'è un concetto di varianza negli MTT. Il tempo della varianza. Cioè io non potrò mai mettere a statistica il coin flip con la talpa per vincere il mini PT con qualsiasi altro coin, esatto, flip che giocherò nella mia vita. Quindi non posso parlare di varianza perché le mani hanno un valore diverso. Quindi qual è la scelta migliore da fare? Giocare cash game dove puoi positivo abbattere la varianza o tentare la fortuna? Giocare quello che sai fare meglio. Se sai fare meglio i tornei è giusto fare lui i tornei. Lui l'ha fatta la sua scelta, scrive lì. Se io voglio decidere che la mia vita è stata data dal caso, dico va bene, continuo a giocare. Però se dico va bene, il coin flip con la talpa l'ho perso, il 70-30 al secondo mini PT l'ho perso, l'80-20 allo share bay l'ho perso, in tre tavoli finali, una domanda te la poni. Ma la risposta è semplice. La risposta è semplice perché dopo guardi Musta fare il tavolo finale dell'IPT. Il nostro tempo. E c'ha asso quando una KK e l'altra volta. Il tempo è finito. Il tempo della matematica no. È tutto lì. Non c'è una garanzia, non c'è una regola, non c'è un qualcosa di sicuro. E questo può sia spaventare sia eccitare. Proprio perché la tua sorte può cambiare istante dopo istante. E quando tu prendi e fai le trasferte, stai 2 mesi in un casinò, sei in un casinò, e i casinò sorgono quasi sempre dove non c'è nient'altro. Essere una settimana in un casinò vuol dire essere in un posto dove non ci sono finestre, dove non ci sono orologi,
dove non sai se notte o giorno, dove a mezzogiorno ti alzi sempre e comunque, perché aggiungono l'ossigeno all'aria condizionata, dove ti fanno smettere alle 6 di mattina di giocare a poker, ma ti aprono la colazione solo alle 7, così in quell'ora in cui non sai cosa fare sei costretto, ti ritrovi alla roulette. Cosa fai? Non lo so se hai la possibilità di scegliere. Hai la possibilità di scegliere. È chiaro che sono accumulati un sacco di problemi, perché comunque io quando sono uscito di lì e parlavo di nuovo, ho dovuto ricominciare tutto da capo, dopo che ero stato a Copenaghen. E io mi sono trovato a giocare 1 milione di euro a Copenaghen e dopo 3 mesi giocare a briscola con una vecchietta di 70 anni in una clinica psichiatrica. Una sera della mia vita, una mattina, erano le 7:15. Venivo da 36 ore di gioco. Gioco 36 ore di partita, le prime molto buone, poi non riesco praticamente a fermarmi. Continuo, gioco sempre, non mangio, non bevo, non mi alzo mai dal tavolo. Perdo l'ultima mano e finisco tutti i soldi. In quel momento provo a imprecare. È rimasta nel cervello l'imprecazione. Ho provato a parlare e non parlavo. Il giorno dopo non parlavo ancora, per 47 giorni non ho parlato. Non credo che sia stato il poker, è stata una accumularsi di eventi. E da lì è iniziato un percorso molto molto faticoso. Ho dovuto prendere tutto il mio ego, tutto il mio narcisismo, tutto il mio professionismo, infilarlo in una borsa e scegliere consapevolmente di entrare in una clinica psichiatrica. Mio nemico, sempre io. Sono un autodistruttivo fondamentalmente. Ho sempre distrutto tutto quello che creavo, come un castello di sabbia che ci metti tutto il pomeriggio sotto il sole per costruirlo, no? Poi quando l'hai costruito, quanto è bello tirarci un piede sopra e buttarlo giù. Il reale nemico sono io. Gli altri, se fanno un'azione sbagliata, per me sono più profittevoli, quindi io non ho nemici. L'unico nemico che posso avere è il tilt. Io ho fatto scala un'altra volta, quindi è tilt. Tilt infinito. Come si fa a passare questo colpo? Lo strano del poker è quello, fondamentalmente. Che magari chi ha giocato un poker un po' più tecnico è seduto a bere una birra e fumare una sigaretta. È il motivo per cui non gioco più live, Fabri. Sì, ok. Però
togli fascino al gioco. Cioè io non voglio perdere la componente ludica di questo gioco. E nell'online la dimentichi subito, perché ti perdi in Holdem Manager, nelle statistiche, dopo 10 ore che giochi di fila al computer non capisci più niente, non sai neanche come ti chiami. Boh, online è una cosa molto molto diversa secondo me. Sicuramente molto più allenante, però anche è vero che se lo fai come lavoro ti dà molta più opportunità di fare soldi. Ho capito, va bene, ti dà opportunità di fare soldi, a che prezzo? A prezzo di Sherlock e monta bulloni a tempi moderni nella catena di montaggio. Qui allora parliamo di obiettivi di vita. Uguale. E non si parla più del gioco, del gioco prettamente del lavoro. L'obiettivo di vita, anch'io non voglio giocare forse tutta la vita online ai ritmi in cui gioco adesso. Sì, ho capito, ma che età abbiamo? Io ho 27 anni. Ok, io tante volte mi sono chiesto, ma dai 25 ai 30 cosa ho fatto? Sono stato attaccato a un monitor a giocare 10 euro al giorno. E comunque. Ma se tu avessi giocato 10 ore al giorno per 5 anni seguendo quello che è la componente della varianza delle statistiche, non saresti broke. Io sono un uomo. Ma la realtà delle cose che se tu lo traprendi come lavoro, sai quello che stai facendo, sai quanto lo devi fare, per quanto lo devi fare per raggiungere il tuo obiettivo. Cioè se io voglio giocare 3 anni per comprarmi una casa, giocherò per 3 anni per comprarmi una casa. Io sempre stato quello di migliorare il gioco, non c'erano obiettivi esterni al poker, forse questo è stato il mio limite. Nel senso che tutto quello che guadagnavo era qualcosa in più per provare una sfida più importante. Invece per me quello che guadagno è quello che mi può garantire, tra virgolette, un futuro, che può essere una casa, cioè se lascia perdere l'investimento come deciderò di investirli, però... Ma io ti invidio perché io il futuro, sto incominciando a guardarlo solo adesso. Nei prossimi mesi a Fuerteventura mi aspetto di trovare una regolarità nella mia vita, quindi svegliarmi il mattino, andare in spiaggia, prendere il sole che non prendo da tanti anni per la mia nerdaggine, per colpa di questo gioco. Mi aspetto che la relazione appena cominciata con una persona mi dia soddisfazioni, mi faccia stare bene. Surf, grinding e festa. Ah, mica brutto. Il fatto è che ti brucia tanto. Io degli anni che ricordo in cui ho giocato a poker, il fatto di che quello che facevo non fosse riconosciuto dagli altri come un lavoro, mi pesa ancora tantissimo. Uno fa delle scelte, però quando chi ti sta vicino non le condivide, fatica lo stesso. Io fondamentalmente quello che mi riesce a fare è quello che mi riusciva, perché lo lasciavo perdere. L'unica cosa è disegnare un pochino, capito? Quello che invece guadagnavo da vivere fino a quando avevo 20 anni, 22. Io ho tantissimi rimorsi. Io sono andato a Londra con l'obiettivo di andare a lavorare in un casinò, di fare un corso da croupier e tutto. Ci sono andato con l'ex ragazza mia e quando a un certo punto ci siamo lasciati, lei se n'è tornata in Italia, io l'ho seguita. Il giorno che ho stampato il biglietto di ritorno per tornare in Italia, nella posta ho sbattuto spalla a spalla col postino, e quando sono tornato a casa c'era la lettera del casinò che mi convocava per un colloquio, non so se come... Però era già un inizio magari, capito? C'ho un po' un conto in sospeso con Londra, quindi devo ritornare. Io alla fine non sto male, ragazzi, cioè io ho uno stipendio basso che sia, ho una casa che è mia, ho una ragazza, ho gli amici, ho le passioni, ho gli hobby. Cioè, sto bene. Però magari potrei fare anche altro, capito? Però dici, ho 30 anni, usa un po' la testa, no? Fai un attimo il razionale. Capito? Io sono combattutissimo. Cioè, sono combattutissimo. Però non lo so. Capito? Non lo so.
lo so. Quelli sono tutti i posti dove lavoravo, quel ristorante lassù è il bordello, io lavoravo al bordello, si chiama. Quello è dove andavamo a ballare, Venice of Sound, il Fabric, il Notting Hillers Club, lì c'è la cabina piegata che è di Baschi. Tutte cose che mi appartengono, capito? Dopo l'esperienza in Spagna mi sento dover perso un po' di cattiveria. È vero, ho preso l'inculata da una persona che non me l'aspettavo, è una cosa in cui ci credevo, perché alla fine mi sono trasferita a 4.000 km di distanza, mollando tutto, e non è mai facile. Però tornerei là, te lo giuro, il posto è bellissimo, ci tornerei. Quindi se vuoi che andiamo a farci le ferie, si va. Ma devo fare 10.000 mani al giorno da qui al 31 dicembre, non ce la posso fare. Stai facendo 10.000 mani al giorno? Io ne sto facendo 4-5.000 al giorno, sono esaurita. Mi sono rimesso Pokestar con Nick, sono tornati tutti a bussare, porca puttana. Tutti i prestiti fuori, hanno visto il mio Nick che giocava, il telefono sembrava una centralina. 490 mani l'ora. Solo che adesso prendo pochissimi punti, mi tocca giocare 12 ore al giorno. Non bene 12 ore al giorno, padre, non ne regge nessuno 12 ore al giorno. Lo so, mi devo fare il culo, Alex, sennò rimango qua a fare l'elemosina. Per esempio, Fabrizio, potremmo andare a Macao per 5 anni, è bellissimo Macao, per 5 anni. Andata. 5 anni vuol dire sopravvivere a una partita di 4 milioni di mani. Sai quanti click sul mouse sono? 10 milioni di click.